di quei pochi soldi che ci sono servono per finanziare la guerra e la disperazione che tutti i giorni alimentano il popolo. Abbiamo sanzionato la sede della Banca Intesa San Paolo, una tra le maggiori finanziatrici di aziende che producono armi da guerra, una tra le maggiori finanziatrici della Finmeccanica. Dopo gli attacchi di Parigi, addirittura, come possiamo vedere, gli indici in borsa di Finmeccanica sono saliti del 9%. Ecco in cosa investe l'Intesa San Paolo. Stop War Not People, ci vediamo l'11 dicembre in piazza.